Salve a tutti, Via degli Artisti. Questa volta abbiamo qualcosa di particolare. In questo caso non è arte, ma è sempre cultura generale, in questo caso sportiva. E abbiamo qui Giorgio Aiello che ci presenterà questa mostra. Buonasera Giorgio. Buonasera a te. Ci parli di questa mostra, a chi è dedicata, di che cosa parla? Allora, la mostra è dedicata prima di tutto a un nostro grande amico e forte sostenitore della Viterbese, Alfredo Lucaccioni, detto il Barbiretto. Non a caso la maggior parte del materiale suo, che abbiamo preso dal suo locale, che era pieno. In più, ecco, ci sono stati anche tifosi che hanno portato altre cose, tipo sciarpe, tipo magliette. Lo scopo è quello di creare un qualcosa da vecchio a nuovo. Vale a dire, abbiamo tanti tifosi che hanno le magliette dentro un cassetto e tirarle fuori. E farle vedere può essere anche importante, può essere anche carino, tipo una maglia del 1970 che era dentro al locale di Alfredo. Ecco qua. Questa è un reperto storico nel vero senso della parola, anche se giovane, perché comunque dell'86 se non va errato. Però è dedicato a presidente Rino Rocchi. Abbiamo avuto l'onore anche di avere il figlio qui, Maurizio, all'inaugurazione, e ha fatto una bella foto con la targa e per fortuna ci ha fatto anche un po' di complimenti per tutto quanto. È la cosa, ovviamente ci fa piacere di questi. Certo, senti una cosa, ho visto qui una coppa. Ci parli di questa coppa? Questo è l'unico trofeo vinto dalla Viterbese in 111-12 anni di storia. È stata vinta nel 2018-2019, in finale con il Monza, dove la Viterbese di Piero Camilli ha vinto l'unico trofeo nazionale ad oggi esistente a Viterbo. Il presidente Camilli mi ha onorato di darmi esporre la coppa, e è un pezzo importante perché in ogni caso è una coppa di professionisti e c'ha il suo posto d'onore. Eh beh, certamente. Poi, diciamo, ci sono anche altri chicchi, chiamiamole così, che possono essere queste magliette. Senti, parliamo un po' di questa foto. Questa è un'altra foto storica del 69-70. La foto sempre del 69-70 e anche questa mi è stata data per esposizione insieme a queste due targhe e queste sciarpe che penso che siano le ultime due rimaste. I boys, adesso mi ricordo che veramente quando eravamo ragazzini. Penso che siano le ultime due rimaste in giro. Anche perché è un collezionista, che in ogni caso è Gabriele Pacifici, che ha tutte queste, ci ha perso anni e anni per averle, appena che ha visto questa qua di Boris, dice questa mi manca. C'è una delle tre che mi manca. Perciò è anche bello questo, nel senso far vedere che ci sono più di un tifoso che ha pezzi storici. O come lo striscione, e questo qui è datato 1970, circolare al palazzino con il pallone in cuoio di Francesco Megarini, e
questo è un vaso sempre di Francesco, dipinto a mano da lui, l'ha fatto lui, perciò è un pezzo unico e mi ha fatto piacere averlo. Diciamo questo è lo scopo della mostra. Senti Giorgio, vabbè, questo video rimarrà, diciamo, di memoria, no? Come quell'altro che abbiamo fatto nel 2012 con la pop art. Così almeno rimarrà traccia sulla rete. Da quando è cominciata a quando finirà questa mostra? È iniziata ieri con l'inaugurazione con la sindaca, anzi Chiara Fontini. Ma io so per sindaco comunque. Pure io sono vecchio stato, però. Esatto. L'ex direttore generale Diego Foresti, che adesso attualmente sta a Catanzaro in Serie B, Carla Innocenti, la moglie di Alfredo, e è stato tagliato un nastro ieri alle 11 e durerà fino a domenica prossima. Che è il 30. 30, perfetto. Gli orari li abbiamo dovuti cambiare perché la mattina non passa nessuno, ma certo, sì, sì. È un caldo. Beh, in questo periodo sì. Senti, la moto SVM e Ciminau. Ciminau. Io no, guarda, è stata una scoperta perché da ragazzino avevo un amico che aveva un motorino SVM, a Viterbo ce n'erano solo due, mi piaceva tantissimo, ma in realtà guardarlo oggi era veramente brutto. Però sono ricordi, e l'SVM mi ricordo che infatti va a faccia le moto, infatti, no? Insomma. Infatti mi raccontava anche Sergio che sono la vecchia Husqvarna. Ah, ok. La vecchia Husqvarna mi ha portato in esposizione questo pezzo che io mi guardo più mi piace, però è molto. E fa pandan con le due vespe, magari ricordiamo, queste sono di Giulio della Rocca, ci tiene tantissimo. Infatti, peraltro Giulio, la prima cosa che mi ha detto, dice le vespe non si toccano. Le vespe non si toccano, infatti sono un punto fermo, le vespe di tutte le mostre, e oltretutto hai visto, sono punto fermo praticamente anche delle locandine, no? Siamo all'arco, e questa è l'altra. Questa poi è proprio quella della gioventù di Giulio. Io avevo un ET3. ET3 che era quindi questa 125. Esatto. Però questa qua la formazione era questa, perché essendo 125 e il motore era quello, aveva bisogno di peso, e allora era un po' più pesante rispetto alla Vespa. Allora, abbiamo fatto questa divagazione anni 80 e vabbè, questa è anni 70 di verità, perché il TS è anni 70. Ti ringrazio e alla prossima. Io ringrazio molto a te e vediamo quello che succederà. Benissimo. Più avanti. Io ti aspetto ancora per un ritorno con quel coraggio che ho avuto nel 2012, guarda. È stata una grande mostra. È stata una sfida grossissima. Nel 2012 è stata una sfida grossissima. Questo video, che chiaramente pubblicherò sul mio canale, lo ricollegherò a quello là che abbiamo fatto insieme nel 2012, insieme a Salvatore Nucci. Giorgio, ti ringrazio. Grazie. Alla prossima. Ciao ciao. E alla prossima insieme.